Giacomo, che cosa hai in mano? Allora, all'interno del gruppo delle morette, i tricoloma grigi, del gruppo dei grigi, e qui, cavolo, se la capigliatura e i peli se sono ben visibili. Addirittura c'è un richiamo di queste squame anche sul gambo all'attaccatura con le lamelle. Privi di veli, siamo nel genere tricoloma, un fungo che fa simbiosi con le latifoglie. E all'interno di questi tricoloma grigi ci sono un gruppo che hanno cappello non lucido, ma restituiscono un'opacità. Se voi guardate questi cappelli, ora qui sono completamente bagnati e considerate che da completamente bagnati pure non sono lucidi. Restituiscono una sensazione di opacità, opachi. Se li guardate anche lì è opaco il colore, non è brillante. Questi sono alcuni dei caratteri nei tricoloma grigi per evitare i pericolosi tricoloma sciodes, tricoloma brasadolanum, che però ha odore di cimice, quindi è difficile confonderlo con altri, voglio dire, tricoloma commestibili come questi, tricoloma groanense, intendo dire, scusate. E l'opacità del cappello, la peluria nel cappello e l'odore farinaceo e anche il sapore, perché qui ne manca un frammento perché l'ho assaggiato io poco fa. Lucia testimone, l'ho assaggiato Sì. e aveva un gradevole sapore come di farina fresca, di crosta di pane fresco. Questi sono funghi commestibili. Siamo all'interno del genere tricoloma, dei grigi, che possiamo prendere come morette, consumabili come commestibili. Non è il terreum vero e proprio, perché questi fanno tutti parte del gruppo cosiddetto del Tricholoma terreum. Però siamo molto vicini al terreum. Però con questi odori di farina troviamo il Tricholoma squarulosum, che è la specie in questione, che ha anche un odore un po' di pepe, come di pepe. Normalmente si presenta con gambo più lungo, quindi più facilmente riconoscibile. Qui sono esemplari cresciuti un po' più piccolini. L'argiraceum, il terreum, il tricoloma squarulosum, sono tutti commestibili e sono tutti questa sezione delle morette con cappello opaco, grigi e capigliatura evidente nel cappello. Attenzione sui tricoloma grigi, al tricoloma pardinum e filamentosus, che sono i pericolosi sosia di questo fungo. Però il tricoloma pardinum, anche nella sua varietà filamentosus, che comunque ha questa apparenza così marmorea, dissociata delle squame sopra, voi vedete che sono squame quasi innate, cioè all'interno del cappello, non capigliate così. Inoltre ha un aspetto lucido e da dimensioni molto più imponenti, anche il gambo ha dimensioni molto più grandi. Quindi tricoloma del gruppo terreum, squarulosum in questo caso, ma argiraceum, gasopatum, tutti commestibili, basta che siano morette e che non vi confondiate con i pericolosi sciodes, brasadolanus e soprattutto groanense e in particolare il pardinum e il filamentosus. Alla prossima!